Si è aperto ieri a Trani il convegno ecclesiale diocesano, una chiesa che ha il sapore della casa, una casa che ha il profumo della chiesa, questo è il titolo. Titolo che nelle intenzioni dell'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo trae ispirazione da una significativa espressione di Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Marilena Pastore. Eccellenza, si apre questo convegno ecclesiale diocesano, il tema la chiesa casa. Sì. Precisamente la Chiesa, una Chiesa che ha il sapore della casa, una casa che ha il sapore della Chiesa. Chiesa e casa naturalmente non le intendiamo in riferimento ad una struttura materiale fatta di mattoni, di pietre o di cemento, come dirò tra poco nella introduzione, ma la Chiesa, casa, siamo noi, una comunione, una comunità di persone, di battezzati appartenenti a questa famiglia che è la Chiesa diocesana di Trani Barletta Biceglie. Viviamo questo momento di famiglia, è un appuntamento importantissimo perché è un momento in cui vogliamo raccogliere il lavoro che è stato cominciato nello scorso anno pastorale, lavoro consistito nella ripresa del libro sinodale per individuare alcune urgenze, alcuni obiettivi pastorali più significativi per l'oggi della nostra Chiesa. E approfondendo questo lavoro appunto che si è svolto nell'anno scorso, il convegno vuole rilanciare poi un percorso, un cammino che vedrà questa volta coinvolte tutte le comunità parrocchiali della diocesi. L'obiettivo ultimo sarà quello di darci un progetto pastorale per la nostra Chiesa, dunque non un progetto scritto da una persona o da alcune persone al tavolino, ma un progetto pastorale che sarà l'intera comunità a scrivere. I temi sono fondamentalmente tre, sono tre grosse aree. La prima riguarda la Chiesa che abbiamo imparato a conoscere nel tempo del Sinodo come mistero di comunione e di missione. Il secondo ambito sarà quello che riguarda in modo particolare la famiglia, anzi le famiglie e i giovani, e il terzo ambito sarà quello di una Chiesa in uscita che va incontro alle povertà di oggi.